Si è parlato del PSR per il biennio 2021-2022 ed in particolare dell'opportunità di un bando giovani nel corso di un incontro promosso dalla Regione Marche che si è tenuto all'azienda agricola Deleia di Pesaro. Un'opportunità ed una risorsa dedicata a tutti i maggiorenni che non hanno ancora compiuto 41 anni di età e che vogliono fare impresa in ambito agricolo. È il bando giovani erogato dal PSR Marche, che mette a disposizione circa 30 milioni di euro per incentivare i beneficiari nella costruzione e nello sviluppo di nuove realtà agricole. Ad essere introdotte sono importanti innovazioni in ottica di una maggiore semplificazione burocratica, di nuovi criteri di ammissibilità e di maggiore sinergia con il sistema creditizio. Assessore, un bando che è un'opportunità importante per i giovani del nostro territorio. Diciamo che il bando giovani è un momento importante perché rappresenta quello che è uno dei valori più significativi in agricoltura, cioè il ricambio generazionale, la possibilità che i giovani proseguano un'attività magari creata dai loro genitori, dai loro nonni e che magari introducano, come noi auspichiamo, degli elementi di novità, delle innovazioni, anche quello che è la loro esperienza formativa. Infatti una delle cose che viene valutata è proprio la formazione, in modo che questo rappresenti anche un requisito, quello di aver fatto un percorso di studi. Poi abbiamo alzato l'età, l'abbiamo spostata più avanti a 41, in modo che anche chi avesse qualche anno in più ma ha la voglia, la volontà di aprire un'azienda lo possa fare e quindi senza pregiudicare con l'età il rischio di rimanere fuori. E anche perché sono passati diversi anni dall'ultimo bando, quindi magari chi non ha potuto partecipare a quello era opportuno aprirlo. E poi comunque nel giro di qualche mese, io credo che al massimo 24 mesi ce ne sarà ancora un altro di bando giovani che sarà quello della programmazione 23-27. Quindi questa programmazione è fatta di 2 anni soltanto, sarà un bando abbastanza rapido che chiude il 21 di dicembre e che dà la possibilità di fare investimenti, di comprare attrezzatura, di aprire un'attività agricola con un contributo importante da parte della regione attraverso i fondi del PSR europei. Quindi è uno stimolo, senz'altro abbiamo voluto un po' semplificare, abbiamo tolto i preventivi, abbiamo tolto il computo metrico, abbiamo tolto quello che era un po' quello che ci dicevano tanti giovani agricoltori che erano infastiditi dalla burocrazia. Certo, non è semplicissimo fare i bandi senza assolutamente criteri, qualcosa bisognava inventarsi e abbiamo scelto anche in accordo ovviamente con le associazioni agricole di mettere la zootecnia come priorità, in modo che chi vuol fare un'attività, un'esperienza agricola importante come quella della zootecnia possa rifarlo, perché abbiamo abbandonato tante colture, tante attività in agricoltura che vanno riprese perché hanno anche un mercato, hanno anche delle filiere, quindi è un momento positivo. Dopo questo usciranno altri bandi, ma intanto questa sera presentiamo per i giovani marchigiani questa opportunità di prendere questo contributo. A presentare il bando, assieme al vicepresidente ed assessore all'agricoltura della Regione Marche, Mirko Carloni, anche Lorenzo Bisogni, dell'autorità di gestione del PSR Marche, e Andrea Sileoni, funzionario del servizio di politiche agroalimentari della Regione.